Oasis Evolution. Oasis Evolution è la soluzione definitiva per l'irrigazione delle piante da interno durante i brevi e lunghi periodi di assenza. Senza collegamenti alla rete elettrica e idrica, Oasis Evolution distribuisce la giusta quantità d'acqua fino a 20 vasi per periodi fino a 28 giorni. Contenuto della confezione. Nella confezione troverete Oasis Evolution, tubo di distribuzione dell'acqua, 20 picchetti, 20 gocciolatori. Preparazione di Oasis Evolution. È importante posizionare Oasis Evolution su un adeguato piano rialzato posto ad un'altezza di almeno 80-100 cm da terra o comunque ad almeno 50 cm dalla base delle piante da irrigare. Sganciate con una leggera pressione il pannello di controllo. Inserite le batterie nell'apposito alloggiamento sul retro rispettando le corrette polarità. Ricollocate il pannello di controllo. Avvicinate i vasi al punto di collocazione di Oasis per agevolare la realizzazione del circuito di irrigazione. Inserite i picchetti nella terra in prossimità delle radici di ogni pianta. Innestate un'estremità del tubo di distribuzione al primo attacco di Oasis Evolution, assicurandovi che risulti ben collegato. Raggiungete il primo vaso da irrigare, lasciando una generosa abbondanza di tubo in modo che non sia in tensione. Collocate il tubo in prossimità di ciascun picchetto, proseguendo quindi il percorso di pianta in pianta. Terminato il percorso, innestate l'estremità del tubo di distribuzione all'attacco di Oasis Evolution rimasto libero. Prendete ora le forbici e tagliate il tubo di distribuzione in prossimità di ogni picchetto, a circa 2 cm di distanza. In corrispondenza di ogni taglio, inserite quindi un gocciolatore tra le due estremità del tubo. Assicurate il tubo al picchetto. Procedete in questo modo per tutte le piante. Assicuratevi che Oasis Evolution sia impostato su off prima di riempire il serbatoio. La sua capacità è di 25 litri. Attenzione, non aggiungete liquidi fertilizzanti o altre sostanze chimiche all'acqua per l'irrigazione. Svuotamento dell'aria. Per il corretto funzionamento di Oasis Evolution è necessario lasciar fuoriuscire tutta l'aria presente all'interno del circuito ad anello. Una volta completato l'impianto, avviate Oasis Evolution selezionando un programma. Portatevi ora a metà del circuito di irrigazione. Staccate il tubo collegato al gocciolatore tappando con un dito l'estremità libera del tubo. Attendete che l'acqua fuoriesca con regolarità dall'innesto del gocciolatore. A questo punto tappate con un dito l'estremità del gocciolatore dalla quale fuoriesce l'acqua e contemporaneamente rilasciate l'estremità del tubo che tenevate prima tappata. Attendete che l'acqua fluisca con regolarità. A questo punto ricollegate il tubo al gocciolatore ripristinando il circuito ad anello. Programmazione. Oasis Evolution dispone di 4 programmi per scegliere rispettivamente 7, 14, 21 o 28 giorni di irrigazione.
Per avviare una programmazione con partenza immediata, impostate il programma desiderato ruotando il selettore, ad esempio programma 21 giorni. Quindi confermate la scelta premendo il tasto Start. Senza la conferma, infatti, Oasis Evolution riconfermerà il programma precedente. Il programma selezionato viene visualizzato sul display e si avvia il primo ciclo di irrigazione. Il display riporta la durata residua dell'irrigazione accanto all'icona Bagna fiori. Le tue piante riceveranno così il ciclo di irrigazione a goccia. Il ciclo successivo verrà avviato 24 ore più tardi, come riportato sul display accanto all'icona Clessidra. La tabella riporta la quantità d'acqua e la durata di irrigazione giornaliere per ciascun programma. Programmazione con partenza ritardata. È possibile selezionare un programma di irrigazione impostando una partenza ritardata. Una volta selezionato il programma con la rotazione del selettore, confermate la scelta premendo Start. Quindi premete nuovamente il tasto Start tante volte quante sono le ore di ritardo che desiderate impostare, da 1 a 23 ore. Nell'esempio impostiamo 6 ore di ritardo. Il display riporta le ore mancanti all'avvio del ciclo di irrigazione accanto all'icona Clessidra. Pulizia del filtro e dei gocciolatori. È opportuno pulire periodicamente il filtro nel serbatoio e i gocciolatori. Aprite il serbatoio di Oasis Evolution quando inattivo e vuoto e scollegate con una leggera pressione il filtro. Lavatelo sotto il getto d'acqua di un rubinetto. Riposizionatelo adeguatamente nel serbatoio. Scollegate ciascun gocciolatore dal tubo di distribuzione, svitatelo e lavate le due parti sotto il getto d'acqua di un rubinetto. Riavvitate quindi i componenti del gocciolatore. Periodi di inattività. Per lunghi periodi di inattività è opportuno smontare e pulire il sistema Oasis Evolution. Portate il selettore su Off e confermate la scelta. Scollegate il tubo di distribuzione da Oasis e agevolate lo svuotamento dell'acqua soffiando a un'estremità, premurandovi di raccogliere l'acqua in un recipiente. Rimuovete e pulite il filtro contenuto nel serbatoio sotto un getto d'acqua. Svuotate ogni residuo d'acqua dal serbatoio, quindi ripulite ed asciugate accuratamente sia l'interno che l'esterno di Oasis Evolution con un panno. Non utilizzate spugne abrasive, detergenti o alcol per la pulizia. Rimuovete le batterie dal retro del pannello di controllo. Riponete Oasis Evolution e tutti gli accessori per l'utilizzo successivo. Claber, i maestri dell'acqua.